E l'anima di Radio Magica, Elena Rocco. L'anima, la fondatrice, è una mamma, un genitore come tanti di voi. Io sono diventata mamma nel 2002. E quando sono diventata mamma non pensavo proprio che sarebbe nato un bambino con una disabilità e i primi anni sono stati molto difficili. Ma è stato proprio lui, con questo sorriso smagliante, dove sei? Qua. Vieni qua, dai, che tu non so che ti piace essere qua. Vieni qua. Buon spettacolo a tutti. Io credo che Radio Magica possa fare tantissimo per la scuola italiana, per le famiglie italiane, perché abbiamo bisogno di storie belle, perché la cultura, come diceva Abbado, salva. Grazie e buon spettacolo.